Sì, Ilaria ovviamente domani sarà presente all'udienza. Ilaria freme per tornare in Italia. Credo che, come diceva l'onorevole Grimaldi, la strada più veloce per attuare questa sia quella delle elezioni. Volevo chiederle, ci sono preoccupazioni per la sicurezza, vista appunto le intimidazioni che ci sono state prima dell'ultima udienza? Sì, questo è anche il motivo per cui oggi abbiamo cercato di mantenere diciamo un po' di riservatezza. Mi scuso anche perché io capisco che voi facciate il vostro mestiere, ma io non faccio un mestiere cercando di proteggere mia figlia, faccio qualcosa di più importante, credo. Per cui ecco, ancora scusate quello che diciamo così è successo oggi, però insomma. Sono sicuro che molti di voi hanno dei figli e mi capiranno, perfettamente. Volevo chiedere che ha fatto oggi Ilaria, la domanda più banale di tutte, ma vi Ha facciamo anche fatto, voi Ilaria è una persona questo. molto, E cosa ha molto, detto, se molto ci vuol dire coerente. Ha una fatto quello frase? che aveva detto che avrebbe fatto. Ha La mangiato una pizza. pizza, sì. E una frase che ci può dire, che ha detto riguardo, insomma, quello che vuole, all'uscita dal carcere, alle prospettive. Ma ha detto che era molto sorpresa dalla gentilezza delle guardie che l'hanno condotta a casa, che tra l'altro ci hanno aiutato a portare i pacchi di Ilaria al piano. Questo è stato particolarmente apprezzato. Volevo chiedere, già domani verrà reiterata la richiesta di domiciliare in Italia? Questo lo vedremo domani, stiamo ancora discutendo. Potrà essere connessa, cioè potrà riuscire a fare la campagna elettorale da casa? No, come dicevo prima, Ilaria adesso deve riprendere i contatti con l'umanità. È da 16 mesi che è totalmente isolata, lei non ha la più pallida idea di che cosa sta succedendo in Italia attorno a lei. Cerchiamo di trasmetterlo, ma se voi che lo vivete, capite bene che come si fa a trasmettere una roba che non si è mai vista finora. Per cui è molto complicato per lei capire le dinamiche che ci sono, ed è, cioè, una campagna elettorale non si può fare senza avere cognizione di causa. Per cui adesso Ilaria deve prima di tutto reintegrare il suo stato psicofisico, perché è decisamente provata. A 16 mesi in condizioni veramente gravose, ripeto, 23 ore al giorno chiuso in una cella in 8 persone. Mangiando, ci ha raccontato ancora una volta che insomma, la dieta è probabilmente per il Ministero di Giustizia ungherese va bene così, ma noi normalmente siamo abituati a mangiare un pochino meglio. Per cui lei deve rimettersi a posto fisicamente, deve capire qual è lo scenario politico in cui si affaccia, e dopodiché, quando sarà il momento, entrerà a pieno titolo nella campagna elettorale. Però appunto potrà avere contatti Sì, all'esterno. potrà avere contatti, ma saranno contatti molto controllati per via di questa situazione. C'è sempre un processo da affrontare, lei non è che può liberamente parlare del suo processo. Assolutamente, Adesso è questo. sottoposta a una misura No, non chiedo dal cautelare, punto di quindi. vista giornalistico, Ah, no, chiedevo proprio certo. come domiciliari se potrà, non so, anche l'amica, sentire l'amica potrà essere collegata rispetto appunto a, cioè, livello di, diciamo, Beh, di sì, ansia, Ilaria tutto quello. ha avuto oggi pomeriggio, ha sentito i fratelli, ha sentito gli altri parenti, ovviamente, perché era 16 mesi che non sentiva nessuno. Chiaramente c'è anche molto calore, e queste sono cose, diciamo, molto belle da vivere finalmente. Io credo che ne avessimo tutti molto bisogno.